Benvenuti in un nuovo video di YouTuber famosi per cavolate. Oggi andremo a vedere quello che ha fatto il video di Martin Garrix 130. Super pezzo in autostrada 130 Martin Garrix Animals Simone Dio cane mi vado a schiantare Questo è malato. Cioè, quante bestemmie dice, impressionante, no? Io chiudo il video. Cioè, devo andare a confessare. Però voglio farvi vedere un altro video. Questo youtuber che ha fatto questo video un bel po' di anni fa è tornato a fare un nuovo video. Però io gli faccio i miei complimenti perché è cambiato rispetto a salutando gli altri youtuber, è cambiato lui. Adesso lo vedrete. Se è questo, dovrebbe essere questo in teoria. Ma dove andiamo? Scappa con me al bigneto. L'avete visto poco fa. Ma sarà molto più serio. Qualche giorno fa mi stavo allegramente rilassando, completando. No, non è questo. Forse questo? Sì. La riconoscete? Allora, io sono tornato, ma non sono tornato a fare il fenomeno da baraccone come sperate voi, perché io non mi chiamo Salutantonio, non mi chiamo Marco, non ho fatto la sua carriera, non ho ricaricato il video originale su questo canale, magari con il prima e dopo, ho fatto passare i mesi, sono passati praticamente gli anni, ho una montatura d'occhiali diversa, ho cambiato macchina, io intanto blocco la musica che qua mi blocca nel video e voi volete soltanto questo, però non posso fare a meno di dirvi che la dovete finire. Basta con sta storia che sono morto. Che mi sono schiantato contro un muro, dove cavolo l'avete letta? Cioè, no, dovete dirmi dove l'avete letta. Ve la siete inventata di sana pianta. No, è basso stare. Io semplicemente non ho voluto fare il fenomeno trash, non ho voluto fare il fenomeno da baraccone, guadagnarci i soldi, non sono andato sul video di Rovazzi, mi sono riaperto un canale da zero, ho fatto gameplay, ho fatto cretinate, i video saranno pure di schifo, però sono partito da zero iscritti. Questo video non lo faccio imitando me stesso di qualche anno fa perché esce finto e già ci saranno quelli sotto che mi dicono che non sono io, quindi non me ne frega assolutamente niente. Io vi dico che con il video originale comincerò a segnalare tutti quanti quelle pagine Facebook e canali YouTube che vanno in giro leggende metropolitane. Se volete utilizzare il video per ridere, per scherzare, quelli mi hanno fatto ridere pure a me, non vi ho detto niente. I primi ragazzi che mi fermavano per strada e mi dicevano ma tu sei quello di 130 Martin Garrix? Gli dicevo pure di sì, mi chiedevano il permesso e io ho permesso di ricaricare il video. Chi mi ha cercato di tirare dentro, apriti un canale YouTube e fai soltanto il fenomeno trash, io ho detto sempre di no. Ho ripartito tutto quanto da zero, sono ripartito da zero. Non so parlare, non farò l'imitazione, non dirò 130 Martin Garrix. Dietro qualche canale con le maschere, no, io ci ho rimesso la faccia, nessuno mi ha riconosciuto, adesso ho cominciato un pochino a riconoscermi e quindi
approfitto per dire anche le cose che non mi stanno bene. Non mi stanno bene queste cose, non mi stanno bene le leggende, non mi stanno bene tutti quanti quelli che ci stanno guadagnando i soldi. Quindi se lo fate soltanto per divertirmi, ve li lascio i video in piedi, se no ve li comincio a stricare e basta. E se mi volete credere, mi credete, se no non me ne frega niente, io sono tornato e difenderò la mia immagine. Come avete potuto vedere, qualcosa che ha messo questo video ha fatto un po' dire un... Ciao! Quello che voglio dirvi comunque è che almeno questo di qua, rispetto anche ad altri YouTube, come per esempio Salute Antone, è cambiato. Dal video che abbiamo visto prima, che si vede che secondo me ha problemi se, ma era un ragazzo ancora senza cervello, non ragionava ancora. Poi potete vedere che da quello di prima ad ora si vede che è cambiato un bel po' e si vede che è maturato mentalmente. E gli do ragione, perché ricominciare da zero, senza elevare quel video e tutto quanto, ha fatto benissimo. Secondo me ha fatto bene, perché dai famosi per cavolate non ha senso. Lui, dico, l'ho inserito, sto inserendo solamente per quel video, non perché è famoso, perché ora sta ricominciando da zero, ma quello che sta facendo adesso è una cosa che ha logica, non una cosa senza logica, ha logica, questo dico io. Quello che dico io è che comunque lui è... spero che... riuscire a crescere come canale, ovviamente. Non so qual è proprio il suo canale vero e proprio, però spero che questo canale comunque cresca. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace. Se avete altri youtuber famosi per cavolate che volete che metto sul canale, scrivetemelo nei commenti, che in caso lo inserirò. Direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.